La legge 11 marzo 1817, avendo imposto la costruzione dei Campi Santi, Casoria, Casavatore ed Arzano eressero in consorzio questo cimitero il 15 marzo 1820, iniziando i lavori e con istrumento per notare Richelli del 1824, fissando un canone enfiteuco annuo per 16.574 centiari di terreno espropriato ai padri della missione, da corrispondersi il canone come la spesa per 2/3 dal primo comune e per 1/3 dal secondo. Il 2 novembre 1837 lo apersero ai primi seppellimenti, fino oggi 2 novembre 1890 vi ebbero riposto 26.000 defunti. Sono passati molti anni da quel 1890 ricordato nella targa commemorativa posta dal comune di Casoria all'ingresso del cimitero. Del consorzio cimiteriale continua a lavorare per offrire maggiore dignità ai defunti e servizi migliori per coloro che fanno visita ai propri cari. Le istituzioni che gestiscono il consorzio cimiteriale sono l'Assemblea dei Sindaci dei tre comuni, composta attualmente dalla dottoressa Maria Santorufo, commissario prefettizio di Arzano, che è anche il presidente dell'Assemblea, dal dottor Salvatore Sannino, sindaco di Casavatore, e dal dottor Vincenzo Carfora, sindaco di Casoria. Poi c'è il consiglio consortile, che è costituito da 9 componenti, eletti 3 per ogni comune consorziato, e devono essere scelti dall'assemblea fuori dal proprio seno. Infine il direttore del consorzio, nominato dal collegio dei sindaci. In carica pro tempore c'è il dottor Salvatore Graziuso, che ha il compito di coordinare tutte le attività gestionali del consorzio. Una delle sfide dell'attuale amministrazione cimiteriale è quella di far vivere il cimitero non più come luogo di dolore, ma come luogo in cui ritrovarsi per sconfiggere il dolore per la perdita dei propri cari. Il supporto psicologico per le famiglie, l'abbellimento generale del cimitero con opere d'arte e di riqualificazione ambientale, oltre alla commemorazione dei personaggi illustri, una nuova iniziativa che muoverà presto i primi passi.